Abbiamo un obiettivo impegnativo davanti a noi. Vi ho detto prima che abbiamo 1.300 milioni di euro da investire per l'edilizia ospedaliera. Anche qui, ovviamente, sapete che un decennio di commissariamento ha portato alla desertificazione degli uffici tecnici di tutte le ASL e di tutte le aziende ospedaliere. Abbiamo completato la prima gara per la progettazione, fatta da Soresa, abbiamo aggiudicato la settimana scorsa la progettazione per l'ospedale unico della costiera sorrentina. Si farà l'ospedale unico. Diciamolo agli uomini di poca fede, si farà 65 milioni di euro. Si completa la gara per la progettazione dell'ospedale nuovo di Giugliano, 65 milioni di euro, per il quasi raddoppio dell'ospedale di Nola, per il quasi raddoppio dell'ospedale di Pozzuoli, proseguono i lavori a Castellammare, si completa il polo Bosco Tre Case, Bosco Reale, l'area a cavallo di Torre Annunziata, Torre del Greco, sta venendo fuori una realtà ospedaliera veramente di grande, grande livello. È in corso la progettazione per il nuovo ospedale Luigi d'Aragona. Sono in corso interventi di ammodernamento tecnologico e infrastrutturali nell'area casertana, nell'area erpina e nell'area beneventana. In Erpinia in particolare, in alcune aree disagiate, ma un po' in tutto il territorio. Abbiamo nelle mani la possibilità di avere nell'arco di tre anni e mezzo, la rete ospedaliera più moderna d'Italia. Dipende da noi. Non abbiamo problemi di risorse, abbiamo problemi di organizzazione, di capacità amministrativa, di concentrazione sul lavoro, a conferma di quello che ho ripetuto tante volte ai miei dirigenti. Noi dobbiamo essere i primi in Italia, perché per quanto riguarda i problemi oggettivi che non dipendono da noi, possiamo scontare dei ritardi storici. Per quanto riguarda gli obiettivi che dipendono solo da noi, dalla nostra capacità soggettiva, dobbiamo essere i primi. L'esperimento lo abbiamo fatto quando abbiamo lavorato per ridurre i tempi di pagamento della Regione Campania nel comparto sanitario. Oggi siamo la prima regione d'Italia per i tempi di pagamento. Paghiamo a 26 giorni. Sembra incredibile ad oggi. Ma non è la Lombardia, non è il Veneto, non è l'Emilia, non è il Piemonte, è la Campania. Dunque ce la possiamo fare. E possiamo fare di quello che è un ritardo storico per quanto riguarda le nostre strutture ospedaliere, è un'occasione storica per avere la rete ospedaliera più moderna d'Italia. Ovviamente dovremo approfittare di queste emergenze anche per risolvere quello che è un ritardo davvero grave che noi abbiamo avuto e che ancora abbiamo, una rete diffusa di medicina territoriale. Abbiamo cominciato ad assumere personale, avremo le possibilità per dotarci anche di una rete di medicina territoriale assolutamente all'avanguardia. Nell'ambito di questo programma di lancio della nostra sanità c'è Ischia, c'è Procida. È un programma molto bello, badate che noi andiamo quasi al raddoppio ai posti letto in Ischia e andiamo ad un incremento straordinario di possibilità curative a Procida. Abbiamo ormai il progetto definitivo, pochi mesi per avere il progetto esecutivo e mettere in gara il lavoro di Ischia. Fino a qualche mese fa noi dovevamo combattere per avere la difesa del punto nascita Ischia, perché siamo sotto la soglia prevista dalle norme ministeriali. Abbiamo combattuto, abbiamo difeso il punto nascita. Oggi intendiamo potenziare anche con altri servizi.